La nuova Yaris Cross colpisce nel suo colore dorato. Federauto le armi giuste per la ripartenza. Anche Renault è pronta ad entrare nella fase 2. Ha la forma del diamante la nuova Yaris Cross, l'ultima è nata in casa Toyota, che doveva essere presentata a marzo al Salone dell'Auto di Ginevra, ma che sarà introdotta sul mercato a partire dalla metà del 2021. La nuova B-SUV, pensata per la clientela europea, colpisce nel suo nuovo colore dorato, brass gold, e per i quattro vistosi passaruota squadrati e le grandi ruote con cerchi in lega leggera. Alta da terra 30 mm in più della Yaris e anche più lunga di 240 mm, il frontale ha una caratteristica marcata da SUV. I fari full LED sono molto sporgenti, uniti da una fascia nera, mentre il posteriore a sviluppo orizzontale ed il lunotto richiamano anche nella Cross i tratti che la casa giapponese ha scolpito nella Yaris. Il portellone è squadrato e più ampio per un migliore accesso e utilizzo, facilitato peraltro dall'apertura ad azionamento elettrico. Basta sfiorare il sensore posto al di sotto. Il guidatore si troverà su un sedile ben avvolgente in una posizione rialzata, perché la Yaris Cross è un vero e proprio SUV in scatola ridotta, un crossover. Gli interni sono più spaziosi di quelli della Yaris. Il quadro strumenti si presenta analogico digitale, due quadranti e uno schermo centrale con navigatore Apple CarPlay e Android Auto. I sistemi di assistenza alla guida di un secondo livello, quali frenata automatica di emergenza per pedoni e ciclisti, cruise control adattivo, mantenimento della corsia, completano la dotazione di questo mini SUV che la Toyota, leader mondiale della tecnologia ibrida, produrrà in oltre 150.000 esemplari nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing France di Honaing, non lontano da Valenciennes. Il 4 maggio riaprono al pubblico anche i concessionari d'auto italiani, un settore che unisce 1.500 imprese da nord a sud, dà lavoro a 120.000 persone e contribuisce ogni anno al prodotto interno lordo per il 3%. Per l'occasione Federauto ha prodotto un video nel quale si sottolinea l'importanza del comparto per l'economia del paese. Abbiamo fatto viaggiare il paese in ogni momento storico e lo stiamo facendo anche oggi con servizi essenziali per chi non si può fermare, dice il presidente Adolfo De Stefani Cosentino. Lo faremo ancora domani per riappropriarci della mobilità, per accelerare il ritorno alla normalità, per far strada alla ripresa e ai sogni di tutti, per tornare a correre con meno freni e nuove idee, più stimoli, più fiducia. Il motore italiano non si può fermare. Dopo una chiusura di quasi due mesi, Renault dal 4 maggio si dice pronta a ripartire. Il direttore comunicazione Francesco Fontana Giusti spiega come la casa automobilistica ha vissuto l'emergenza coronavirus e come verrà affrontata la fase 2. L'emergenza coronavirus è passata molto rapidamente da emergenza sanitaria a emergenza economica. Tutti i nostri concessionari sono chiusi da quasi due mesi, mentre la mobilità è stata garantita soprattutto per il personale medico dalle nostre officine. Oggi noi siamo pronti per ripartire insieme ai nostri concessionari il 4 maggio. Come abbiamo vissuto questa emergenza? Fase 1, lockdown, abbiamo puntato sulla digitalizzazione. Eravamo pronti, nel 2019 abbiamo lanciato 15 strumenti digitali, ma quello più importante è stato il lancio d'aprile del live web chat, che permette un contatto visivo tra venditore e cliente. Oggi è possibile fare tutto in digitale, dalla presentazione del prodotto in una virtual showroom fino al live web chat, dove vengono appunto discussi preventivi fino alla vendita. Fase 2, 4 maggio, suggeriamo di continuare lo smart working, di continuare questa digitalizzazione che ha funzionato finora, ma qualora ci fossero dei contatti fisici, per noi è fondamentale la sicurezza dei suoi clienti, dei suoi concessionari e dei suoi dipendenti. Infine, il punto più importante è il potere d'acquisto, che viene ridotto dopo la pandemia. In questo caso noi faremo delle offerte commerciali molto più immediate, dallo sconto secco fino all'offerta di servizi fondamentali come la manutenzione o l'estensione della garanzia.